Ciao a tutti, io sono Elena, bentornati in questo nuovissimo video. Nello scorso video vi ho parlato dei libri, diciamo quelli più famosi che non leggerò mai nella vita. Quindi ho deciso che anche quest'oggi vi mostrerò, o comunque vi parlerò, di questa volta serie TV che non voglio guardare mai nella vita, quelle più famose ovviamente, che non voglio guardare né ora né mai. Allora, partiamo subito proprio così, con Better Call Saul. Non ho intenzione di vedere questa serie TV. Non ho neanche provato a guardare una puntata, però ho questi pregiudizi che non mi piace. Ho letto la trama, non mi piace, non mi è interessato. Quindi, no, cioè l'ho scartata subito. Così. Non mi piace, non lo so. Può darsi che se vedrò magari una puntata mi piace, parto e vado e la guardo. Però io vado a sentimenti e anche con le serie TV vado a sentimenti, quindi ovviamente se non mi ha preso subito così di impatto, no, cioè meglio di no, perché poi magari non mi piace, la devo lasciare, abbandonare. A me non piace abbandonare le serie TV quando magari ho già avviato a guardarla, diciamo. Magari di solito guardo la prima puntata, se non mi piace lascio lì e basta, però se inizio finisco pure, ecco, questo è il mio principio. Poi abbiamo Gotham. Mia sorella va pazza di Gotham, ha detto: "Oh, guardala, guardala". Però anche in questo caso vado a sentimenti. Al momento non mi sento di guardarla, a parte che ho tantissime serie TV da guardare, da recuperare, però sto recuperando, quindi magari ce l'avrei un po' di tempo per iniziare una nuova serie TV. Però questa serie TV da iniziare non è Gotham, purtroppo, perché c'è stato un momento in cui ho detto: "Sto all'inizio", però ero in quel momento di caos che non sapevo cosa guardare prima, quindi ho lasciato perdere e poi non, diciamo, questa fiamma di guardare Gotham è scomparsa, è sparita così, e quindi Gotham è rimasta là senza essere vista. Poi abbiamo Black Mirror. Stesso motivo, non ho tempo, anche se in realtà sto smaltendo un po' di serie TV, però non so, Black Mirror forse è una di quelle serie TV che forse potrei guardare una volta finite quello che sto guardando, però ce ne sono tantissime. In effetti, se ci penso, anche se recupero tutte le puntate che non ho visto, che ho perso in queste settimane, magari guardando una puntata a settimana delle serie TV che sto guardando è comunque tantissimo, cioè praticamente ogni giorno ho una puntata nuova da guardare, e con l'università, con lo studio e la vita sociale, la palestra, tipo già guardare una puntata al giorno per me è un'impresa. Quindi non lo so, questo anche forse andrà nel dimenticatoio, probabilmente sì. Poi abbiamo due serie TV che non guarderò proprio mai, che non hanno speranza di essere guardate da me, proprio zero. La prima, Big Little Lies, che forse un briciolo di speranza ce l'ha, però proprio un briciolo. Mentre un'altra, che proprio c'ha zero speranza, ma proprio 0,0%, è Stranger Things. Ho visto la prima puntata, non mi è piaciuto, proprio non mi ha preso, ma cioè, è stata insipida, cioè almeno da sentimenti miei è stata talmente insipida che tipo, perché? Cioè, ho perso questi 40 minuti, 50 minuti, quanti erano, a guardare una serie TV che una puntata, anzi, che no, cioè no, non mi ha preso per niente. Quindi Stranger Things andrà proprio nel dimenticatoio anche lei, proprio dritta. Poi mi sono fatta tutti questi spoiler, non me ne frega niente, tanto mi sono fatta tanti spoiler che alla fine neanche mi interessa più guardarla, perché su Instagram ovviamente il putiferio quando uscita l'ultima stagione, tutti parlano di Stranger Things qua di là. In realtà neanche me li ricordo tutti questi spoiler, però mi sono fatta. Quindi, chi guarda a fare Stranger Things se già sa tutto, quindi lascio perdere Stranger Things. Bene, forse queste serie TV saranno guardate da me, ma in realtà no, non lo so. Al momento non ho intenzione di vedere nessuna di queste 5 serie TV, tantomeno Stranger Things. So che voi che l'avete vista, se state guardando questo video, mi state maledicendo per quello che ho detto. Però effettivamente i gusti sono gusti, e
A voi piace? Perfetto. Va benissimo, continuate a guardarla, continuate a scrollare perché capisco che anche molte serie TV che a me piacciono e che continuo a guardare e che mi piacciono tantissimo, ad altre persone fanno schifo, l'hanno lasciata. Io tipo, cioè, perché ho potuto lasciare quelle serie TV che bellissime, che adoro? Ecco, quindi capisco magari anche il vostro punto di vista, però magari anche voi capite il mio punto di vista. Che magari serie TV che piacciono a me, a voi fanno schifo, quindi diciamo che io mi sono trovata da, sia da questa parte sia dall'altra parte. Bene, niente, questo video finisce qui, un pochino breve, però che vi devo dire? In più, non lo so, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!